quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra essenza, intima e veritiera. Fra Ludovico, le voglio porgere il mio più cordiale benvenuto. Conosciamo il motivo della sua presenza. Da parte nostra avrà il massimo sostegno. Come avrete notato, all'alba sono stati rimossi tutti i manifesti riguardanti la scomparsa della nostra sorella Iuria. Fra Ludovico, si sente bene? Dobbiamo rincasare, che tra poco rabuierà. Sì, andiamo. Dica la verità, perché lei è qui? Chi era quella suora senza il velo? La nostra Beatrice. Da quando è qui non abbiamo mai sentito la sua voce. Spero che mi arrivo non sia la causa di questo voto di silenzio. Lei l'ha mai visto un maiale scannato? Ghiaccia come una femminetta. Nonostante le cure, l'amore e la passione, non ci sono mai garanzie di sopravvivenza. Vermi, insetti, parassiti si annidano silenziosamente al suo interno e la uccidono lentamente. Nessuno avrebbe mai immaginato qualcosa di simile. Non pensare mica che qualcuno di noi abbia qualcosa da nascondere. È facile suggestionarsi in un ambiente come questo. Questo posto sa essere molto pericoloso, fra Ludovico. Tutto quello che le hanno fatto credere è falso. Per troppo tempo ho dovuto proteggere un mostro. La verità è che giorno dopo giorno sentivo la fede abbandonarmi. Me ne vergognavo tanto. Con affetto. La messa è finita. Andate in pace.